Senatore Patuanelli, prego, senatore Patuanelli. Grazie Presidente, colleghi, Governo, Presidente Meloni. Io rimango sempre estremamente affascinato dalla dicotomia degli interventi del Presidente del Consiglio in quest'Aula. Cioè io vedo una Presidente che quando prende la parola per le comunicazioni, legge il suo intervento, ha un aplomb istituzionale proprio del Presidente del Consiglio. Poi possiamo non essere d'accordo sulle cose che dice, ma lo dice con quel rigore istituzionale che è proprio e deve essere proprio di chi ha una così alta carica. Dopodiché parte la discussione generale e viene fuori l'incredibile Hulk, mi suggerisce il collega Delrio. Cioè, nelle repliche viene fuori il vero Presidente del Consiglio. Quello che dimostra di non avere alcun rispetto istituzionale per quest'Aula, in cui vuole dare lezioni su come si fa opposizione, in cui parla di tutto quello che non è stato fatto precedentemente, in cui non ci dice cosa vuole fare questo governo, ci ricorda soltanto quello che non è stato fatto. Bene, le do una notizia, Presidente. Fra 10 giorni lei avrà governato più del Presidente Draghi, più del Conte 2, più del Conte 1. Non abbiamo ancora capito nulla di quello che vuole fare per il Paese. Lei ha citato dati dell'economia italiana con entusiasmo, ha parlato della crescita forte dell'occupazione, ha parlato di redditi cresciuti da 3 a 5 volte, immagino che intendesse dire del 3 o del 5%, perché da 3 a 5 volte i redditi, no, io non ho visto nel Paese questa crescita. Io potrei replicare con alcuni dati. La crescita dell'occupazione è esatta, il trend di crescita da dicembre 2020 è costante, ha ripreso il trend di crescita che dal 2013 contrassegnava la crescita dell'occupazione in questo Paese. I dati sul salario reale sono impietosi perché c'è stata effettivamente una crescita dei salari, ma mangiato totalmente dall'inflazione. L'Istat, con i dati del 2023, certifica un meno 1,2% nel reale potere d'acquisto degli italiani, ma non posso citare i dati sulla produzione industriale, 11 mesi consecutivi di calo di produzione industriale, dati allarmanti. Ma più che citare dati, mi basta dire che andiamo in piazza, io non vedo nessuno che brinda ad ostriche e champagne, vedo piuttosto gente che non riesce a pagare il mutuo e 2 milioni di italiani rischiano di perdere la casa. Questo è il quadro. E rispetto al patto di stabilità, io capisco l'entusiasmo oggi del patto di stabilità, ricordo però che la prima parola del comunicato stampa di Palazzo Chigi dopo l'accordo era rammarico, quindi quella volta si rammaricava e il ministro Giorgetti in audizione ha detto questo patto di stabilità è il caos. Oggi lo festeggiate, buon per voi e forse buon per noi. Ma veniamo ai temi del Consiglio che lei si appresta, dove lei si appresta a rappresentare il nostro Paese, Presidente. Nelle sue repliche ha un po' ribaltato alcune questioni, a mio avviso, sul tema Ucraina. Perché lei ha detto che nel momento in cui si decide di non proseguire nel sostegno militare all'Ucraina, no? Si in qualche modo conferma il fatto che se avessimo iniziato questo percorso in questo modo, avremmo visto l'invasione dell'Ucraina e ovviamente una resa immediata. Sta di fatto però che a oggi, dopo 2 anni, i territori occupati dalla Russia, illegittimamente, con la follia assassina di Putin che va sempre ricordata, sono gli stessi che sono stati occupati dopo qualche settimana, a dimostrazione che il fallimento di questa strategia è legato allo stallo, perché non è uno stallo gratuito, è uno stallo che è costato 50.000 morti tra le truppe ucraine. 10.000 morti civili, non sappiamo quante decine o forse centinaia di morti militari russi, che sono esseri umani. E allora lo stallo non è una condizione che possiamo festeggiare, abbiamo ottenuto una condizione che possiamo festeggiare, perché ha un costo umano enorme quello stallo. E allora lei ci chiede di chiarire la nostra posizione. Io mi chiedo invece che cosa intenda lei quando ha dichiarato
testualmente pochi minuti fa: come si può sedere ad un tavolo di trattativa con chi non ha mai rispettato gli accordi sottoscritti? È un principio sacrosanto. Putin non ha mai rispettato gli accordi. Ma se noi rifiutiamo l'idea di poterci sedere a un tavolo di trattativa, cosa significa questo? Che dobbiamo pensare di vincere la battaglia militarmente contro la Russia? Perché credo che l'alternativa non ci sia. O c'è una vittoria militare o c'è un tavolo di trattativa. Se noi rifiutiamo il principio di sederci a un tavolo di trattativa, l'unica evidente sua posizione è quella di continuare fino a quando non avremo sconfitto la Russia, cosa che purtroppo potrà succedere solo passando per la Terza Guerra Mondiale. Passiamo al tema di Gaza, anche qui il tema del conflitto israeliano-palestinese, anzi... Colleghi, ovviamente ciascuno durante la sua dichiarazione di voto esprime il proprio orientamento e quindi tra non molto... E quindi, senatore Speranza, qual è il problema? Ah... Ecco, allora, senatore Speranzo, cioè, qual è il problema? Adesso lasciamo intervenire i colleghi, tra l'altro il suo gruppo avrà l'ultima parola e quindi avrà anche il vantaggio di poter replicare. Presidente, mi scusi, Presidente Patuanelli, non le sottraggo il tempo. Se qualcuno commenta non lo ritengo un fastidio, no, ma io il dialogo lo ritengo sempre un valore. Credo che la discussione sia talmente importante che la serietà può essere anche unita a qualche vena polemica da qualsiasi parte. Prego. È assolutamente così. Lei ha detto che serve proporzionalità nella risposta di Israele all'attentato terroristico terribile di Hamas, che è un'organizzazione terroristica. Io ritengo che si possa dire già oggi che quella proporzionalità non c'è più. Non c'è più perché ci sono più di 30.000 morti civili, che non sono tutti militanti di Hamas. E credo che oggi bisogna avere il coraggio di dirlo con maggior vigore, che non si può accettare che ci sia una vendetta nei confronti del popolo palestinese. Anche perché, ma lo dico in prospettiva futura, oggi noi abbiamo, con numeri ovviamente molto difficili da calcolare, ma circa 17.000 bambini palestinesi orfani. Io non credo che in prospettiva quei bambini cresceranno con la volontà della pace e non con la volontà di vendicare la loro perdita di genitori. E credo che sia pericoloso per Israele, ma per il mondo intero, perché poi diventano mine vaganti che portano ad altri attentati terroristici. E quindi oggi noi dobbiamo dire con più forza che non possiamo più accettare quello che sta succedendo nella striscia di Gaza e che vediamo quotidianamente. Le bombe che cadono su Gaza non proteggono Israele. Da quelle bombe nasceranno nuove tensioni, nuovi conflitti, nuova linfa per il terrorismo e non per la pace. E le ricadute ci sono anche per l'Europa, Presidente, ovviamente, basta vedere quello che succede nel Mar Rosso. Ci preoccupa anche la situazione in Cisgiordania, perché è evidente che c'è un allargamento degli insediamenti illegali che è stato, nel silenzio europeo, anche Washington ha preso una posizione molto forte. Per quanto riguarda, in questi pochi minuti che mi rimangono, il tema della difesa europea, io credo che sia giusto parlare di una difesa comune europea, l'abbiamo sempre detto. E però deve essere uno strumento, non il fine, la dotazione militare comune. Mi spiego meglio. Alla fine degli anni 80, inizio anni 90, l'Europa ha deciso di unirsi dal punto di vista monetario, con un percorso molto lungo che ha portato poi all'euro, perché vi erano le condizioni per farlo, ma quello strumento è diventato monco dalla mancanza di una politica fiscale comune, da una mancanza di una politica economica comune, almeno parzialmente, dalla mancanza di del giuslavorismo comune europeo. Siamo preoccupati dal pensiero che la strategia
della politica di difesa comune diventi esclusivamente una questione industriale di produzione maggiore di armi e non sottenda invece l'esigenza di avere una politica estera comune, di cui la difesa comune è una parte, ma senza una politica estera comune è molto più complicato pensare allo strumento di difesa comune. Tralascio il passaggio sull'immigrazione. Io credo, lei ha paragonato i dati 2024-2023, ha fatto bene, se li paragoniamo a quelli del 2022 troviamo un alto trend di crescita. Io credo che il 2023 sarà ricordato come l'anno record dell'immigrazione in questo paese, forse le ha portato un po' di sfortuna a qualche titolo di giornale in cui diceva tam tam tra i migranti, c'è la Meloni, non partiamo più. Ecco, poi son partiti ugualmente. Chiudo, Presidente. Sul tema della politica agricola comune, in questi giorni mi sono trovato molto spesso a dover rispondere di campo largo, campo stretto, campo ampio, campo... Ecco, vorrei rispondere anche di campo agricolo, per un attimo in quest'aula. Credo che sull'agricoltura italiana dobbiamo guardarci tutti negli occhi.